Pronto, abbiamo con noi Armando Siri. Buongiorno Pronto, Armando e ciao, come state? Buonasera Armando, benvenuto. Grazie, Allora, caro Armando, con te, quando si parla con te non si può far a meno di citare la famosa, anzi oramai la definirei la famigerata, flat tax. Sì, famigerata e famosa anche, soprattutto famigerata perché c'è ancora qualcuno che ha qualche dubbio pretestuoso sul progetto. Ecco, ma Ammetto, qualche tempo fa che c'è qualcuno che... traduciamo in Prego. italiano che cosa significa questo termine inglese. Beh, vuol dire piatta, flat vuol dire piatta, in realtà in italiano è aliquota unica, vuol dire Quindi tassa aliquota piatta, unica fiscale. Sì, tassa piatta, detto in esattamente soldoni. come flat è qualunque abbonamento attuale, oggi, no? Tutti preferiscono il flat piuttosto che il consumo. Perfetto, e nei tuoi studi hai fissato, diciamo, questa aliquota ad un 15%. Perché proprio un 15%? Beh, perché noi abbiamo già un sistema ad aliquote, in realtà abbiamo 5 aliquote e l'aliquota minima è il 23%. Se noi dobbiamo stabilire una drastica riduzione del carico fiscale, non possiamo dimenticare che la maggior parte di questo carico è relativamente all'aliquota più bassa, quindi non potevamo dare certo l'impressione di voler agevolare solo i ricchi. E quindi il 15% significa diminuire secco l'8% di imposizione su quelli che oggi già pagano il 23%. Ecco, ma Armando, la nostra Costituzione, e precisamente all'articolo 53, si stabilisce. Comma secondo, Ecco, allora il dillo sistema tu, hai già tributario capito. formato a criteri di progressività. Ecco, il criterio di progressività. Io l'altra sera, dico anche dove, alla 7, ascoltavo una trasmissione e, pardon, alla mattina, ascoltavo questa trasmissione e c'era un contestatore, adesso non ricordo più se fosse un senatore o un deputato del Partito Democratico, dove diceva, contestava sostanzialmente la tua tesi, perché diceva che non esisteva la progressività e quindi si andava in contravvenzione, in contrasto con questo articolo 53. È vero o non è vero? Ma diciamo che costui, un po' come moltissimi politici, una certa area politica è vittima di analfabetismo di ritorno, nel senso che l'analfabetismo di ritorno funziona così, che io ascolto solo le cose che già so e sono indisponibile ad ascoltare qualunque altra tesi o punto di vista. Allora, non è vero, noi abbiamo previsto appunto nella proposta di legge che abbiamo presentato in Parlamento proprio lunedì di questa settimana, le deduzioni fiscali su base familiare. Questo proprio in ossequio al comma secondo dell'articolo 53 della Costituzione. Funziona in questo modo: da 0 a 35 mila euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fissa di 3 mila euro tutti i membri del nucleo familiare. Quindi per farti un esempio, se siamo in quattro in famiglia, abbiamo diritto tutti e quattro a 3 mila euro di deduzione. Quindi 35 mila meno 12 mila, che è 3 mila più 3 mila più 3 mila più 3 mila dei quattro membri del nucleo familiare, fa 23 mila. E quindi applicheremo l'aliquota del 15% su questi 23 mila. Ecco, Da ma se 35 mila a 50 mila euro di reddito familiare hanno diritto a questa deduzione fiscale soltanto i cosiddetti carichi familiari e non più diciamo coloro quali sono i percettori di reddito. Quindi in questo caso, se abbiamo due figli ed entrambi papà e mamma lavorano, hanno diritto alla deduzione di 3 mila euro ciascuno i due figli e quindi da 50 mila sottraiamo 6 mila. Se anche la mamma è un carico familiare perché non lavora, sottrae anche il suo e quindi andiamo a 9 mila. Se abbiamo questa condizione, vuol dire che sottraiamo da 50 mila ai 9 mila e applichiamo il 15% su 41 mila. Oltre i 50 mila euro di reddito familiare, l'aliquota è secca al 15%. Allora, cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto nel primo caso un'aliquota effettiva all'11,5%, nel secondo caso un'aliquota effettiva al 12,5% e nel terzo caso un'aliquota effettiva al 15%. Ecco qua che la progressività dell'imposta è mantenuta. Aggiungo una cosa, Sì. che il comma secondo non dice che il sistema fiscale è progressivo così come noi lo abbiamo oggi, dice che è informato a criteri di progressività. Anche perché quando si dice il sistema tributario si dovrebbe prevedere anche il sistema tributario indiretto. Non è che noi quando andiamo a comprare, a fare il pieno della benzina, paghiamo in relazione a quanto abbiamo in busta paga, perché Chiaro. Marchionne e io lo paghiamo allo stesso modo.
Chiarissimo. Ecco, senti, qualcun altro invece diceva che è una teoria un po' fumosa, sono invenzioni strane di personaggi particolari, ma Armando, a me sembra che non è una follia questa, ma ci sono già altri stati che applicano questo tipo di teoria di parola. Ci sono 38 paesi al mondo che applicano il sistema della flat tax e sono tutti paesi che crescono, il PIL cresce, l'economia gira, il lavoro c'è. Quindi le balle che crolla l'economia, che non ci sono più introiti, sono tali, ecco, sono balle. No, non è che crolla, cresce l'economia, perché è stabilito scientificamente che nel momento in cui c'è un drastico abbassamento del livello del carico fiscale c'è un'emersione del sommerso e c'è una ripresa dei consumi e quindi della produzione e dei posti di lavoro. Questo è proprio i fondamenti dell'economia. Ecco, anche perché la tassazione è una delle leve, la tassazione insieme alla politica monetaria è una delle leve dell'economia. E quindi, una volta serviva per controllare l'inflazione. E quindi direi che è fondamentale questo. Ma è fondamentale in un momento come questo di deflazione e di stagnazione, è fondamentale abbassare drasticamente il carico fiscale, proprio perché il carico fiscale è una delle leve. Allora, quando c'è un momento di superinflazione si alza il carico fiscale, quando c'è un momento di stagnazione o deflazione si deve abbassare il carico fiscale. Ecco, è molto semplice, ma proprio non lo dico io, non è Armando Siri che lo dice, certo. Dice l'economia, i fondamenti di base dell'economia. Ecco Armando, per passare adesso ad un argomento diciamo un po' più leggero, domani sarà la tua prima Pontida, è vero? Sì, ecco, sì, domani come sì, stai aspettando questo momento e come pensi di viverla? Ecco un po' questo appuntamento che poi sarà storico, sarà epico. Intanto è una Pontida molto particolare perché con tutto quello che Matteo ha realizzato in questo ultimo anno abbiamo una Pontida che riunisce tutta l'Italia e io mi auguro che ciascuno delle persone che siano lì siano, proprio perché siamo su un prato, siano un germoglio di un'Italia nuova, di un'Italia che spera, che vuole un futuro diverso, che vuole tornare a crescere, che vuole tornare a riconquistarsi il futuro che ci è stato sottratto. Perfetto Armando, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e per la tua presenza sempre qui in radio. Ti aspettiamo il gazebo di Radio Padania domani, passa così. Volentierissimo. Ecco, magari ci saranno sicuramente tanti padani, tanti militanti che vorranno farti qualche domanda, così ecco c'è l'occasione giusta per scambiarci idee e posizioni. Assolutamente, con grande piacere. Grazie Armando, allora ci vediamo domani a Pontida. Grazie tanto. Un abbraccione, buona serata. Pontida, grazie.